Ciao a tutti. Allora, oggi vi faccio vedere come piantare i cipressi partendo da queste. Queste sono le coccole, sono praticamente il frutto del cipresso. Io mi trovo in Puglia e oggi è il 28 di luglio 2021. Su questi alberi dove sono andato a raccoglierli, questi frutti erano quasi maturi, nel senso che questa è proprio insomma, lo stadio giusto per raccoglierli. Adesso vi faccio vedere anche, quelli troppo verdi non vanno bene, quelli già dischiusi, non vanno altrettanto bene, quelli, secchi degli anni passati, li potete trovare per terra. Io non ne ho visti, sinceramente, quindi non li ho raccolti per farveli vedere. Ne ho voluto raccogliere quelli verdi, perché insomma mi sembrava brutto staccarli dalla pianta, quindi ho raccolto solamente quelli come questo. Adesso ve li mostro in maniera più dettagliata, che sono un po' marroncini, hanno queste crepe che però non sono ancora totalmente dischiuse, e qualcuno dice che una volta raccolti vanno lasciati, insomma, dischiudere da soli, ci mettono circa 2 settimane. Invece ho visto anche altri che semplicemente le rompono col martello e poi ne tirano fuori i semi. Io le proverò entrambe le cose, anche per vedere cosa funziona meglio, e poi andrò a far praticamente germogliare i semi. Adesso vi mostro come, mettendoli in frigo con avvolti in un po' di carta bagnata. Li terrò lì per 1 mese, e poi quelli che avranno germogliati, quelli che saranno germogliati, li andrò a piantare e li vedremo un pochino. Però vi mostro subito, una volta che li aprite, che cosa esce, e vi mostro anche da vicino queste coccole. Allora, innanzitutto, questa è la coccola da vicino, vista da vicino. Come vi dicevo, è di un colore marroncino, non è verde, presenta queste crepe che però non si sono ancora del tutto aperte, e questa è la coccola che sono andato a aprire con un martello. Insomma, ne avrete viste veramente tante, e dentro ce ne sono veramente centinaia di semi. Ora immaginate quanti alberi si possono piantare partendo da una sola coccola, ammesso che tutti o tanti di questi semi germoglino, cosa che noi speriamo avvenga. In qualunque caso, io ne ho prese diverse, non tantissime, perché appunto poi non volevo distruggere l'albero, però adesso aprirò anche questa, e una volta aperta, con i semi di queste due coccole che ho aperto, andrò fondamentalmente a farvi vedere come farle germogliare. Allora, un attimo solo. Ok, quindi in maniera semplice adesso vado ad aprire anche questa coccola. L'ho rotta con il martello. Eccolo un attimo. Diciamo che ho aperto la prima crepa, e poi con le mani vediamo se riesco. Esce ogni volta un odore buonissimo da questi frutti. Vediamo se riesco ad aprirla. Poi schizzeranno tutti via. Sì, sono riuscito ad aprirlo, e vedete che subito escono i primi semi.
Ok, quindi questi sono i nostri semi raccolti. Sono davvero tanti tanti semi. Sono tra l'altro molto molto piccoli e leggeri, sembrano delle piccole foglioline. E adesso cosa facciamo? Adesso li stendiamo su un fazzoletto come questo, su più di un fazzoletto in realtà, e poi li chiudiamo e li andiamo a spruzzare su un po' di acqua. Ok, quindi abbiamo preso i nostri fazzolettini, ne prendiamo più di uno in realtà, e il nostro spruzzatore con l'acqua. Dopodiché semplicemente prendiamo un po' di semini, li spargiamo e pieghiamo questo foglio di carta su di essi. Ne mettiamo ancora qualcuno qui, in modo che più o meno siano tutti un po' distanti, insomma, non li teniamo troppo vicini l'uno all'altro. Poi chiudiamo ancora in questo modo. Ok, e qui dobbiamo riempire il nostro foglietto di carta, insomma, così, in modo che siano umidi. Facciamo lo stesso su altri fazzoletti. Ok, dopodiché questi vanno chiusi all'interno di una bustina di plastica. Chiusi all'interno di una bustina e poi vanno lasciati in frigorifero per circa un mese, per quella che si chiama vernalizzazione, quindi fondamentalmente facciamo con il frigo quello che succede di solito in natura, cioè il seme cade verso ottobre, poi rimane sul suolo per qualche mese, comincia a germogliare finché a primavera la piantina non comincia a crescere. Quindi facciamo questo e poi lo mettiamo in frigo. Ok, quindi adesso dobbiamo aspettare all'incirca un mese. Un mese, oggi è il 28 di luglio, come ho detto, quindi quasi a inizio settembre. Li andremo a prendere, vedremo se abbiamo già dei germogli. Nel frattempo lascerò per circa 2 settimane maturare queste altre coccole che non ho martellato, non le ho aperte forzatamente, e lasceremo che queste ci regalino i semi in maniera più naturale. Allora, sono passati 2 giorni da che ho raccolto le nostre coccole e adesso andiamo a vedere un attimo che cosa sta succedendo. Ve le mostro. Eccole qui. Allora, praticamente, come potete vedere, dopo solo 2 giorni, forse complice anche questo caldo e le temperature alte, il sole, le ho lasciate al sole proprio per 2 giorni, già stanno cominciando a schiudersi in maniera naturale. Io pensavo che ci potessero volere più giorni e invece no, probabilmente nel giro di altri 2 o 3 giorni queste si schiuderanno quasi completamente. Nel frattempo, prima di girare il video, io maneggiando questa l'ho scossa un pochino e, come potete vedere, già sono fuoriusciti
un paio di semini. Quindi in realtà queste fessure già bastano a far uscire i semini, però noi aspetteremo ancora qualche giorno, le faremo schiudere di più e poi andremo a scuoterle completamente. Metto i semini all'ombra, li rimetto all'ombra così e niente, quindi adesso aspettiamo ancora e vediamo. Questo era il secondo giorno, 48 ore dalla raccolta. Sono passati 4 giorni e le nostre coccole si presentano così. Si sono aperte quasi del tutto, si sono schiuse. Questa soprattutto, magari devono ancora rimanere qualche giorno, però come vedete basta già fare così ed escono i semini. Escono già i semini, non c'è bisogno di romperle. Quanti ce ne sono? Ce ne sono tantissimi, tra l'altro, di semi. Qui vediamo se qualcosa già comincia ad uscire. Sì, dal lato. Ups, attenzione. Ah, insomma, quindi ci sono voluti all'incirca 4 giorni perché si aprissero quasi del tutto. E niente, adesso vedremo se questi semi produrranno più piantine rispetto a quelli che abbiamo tirato fuori. Secondo me non ci sarà grossa differenza tra una e l'altra, però vabbè, proviamoci, vediamo.